La scienza della nutrizione è una delle discipline più attaccate dalle teorie alternative. Questo video vuole fare chiarezza su punti troppo spesso inutilmente messi in discussione. Considera uno svedese, un italiano, un giapponese. Hanno regimi alimentari molto diversi, ma i tre popoli hanno praticamente la stessa aspettativa di vita. Quindi impariamo che è possibile seguire schemi alimentari diversi. L'importante per la salute è non commettere grossolani errori, errori che ora andiamo a trattare. Due sono gli errori legati alla cattiva alimentazione: mangiare troppo e mangiare male. Il sovrappeso è infatti uno dei segnali più evidenti della cattiva alimentazione. Mangiare troppo vuol dire penalizzare la propria salute. Ovviamente non si deve incorrere nell'errore opposto. L'anoressia e l'eccessiva magrezza, magari per fini estetici, sono un male ancora peggiore. Quindi impara, occorre sia amare il cibo sia essere magri, gustarsi il cibo ma senza esagerare. Cosa vuol dire essere magri? Il modo più semplice è valutare il proprio IMC, cioè l'indice di massa corporea, definito come il peso in chilogrammi diviso per l'altezza in metri al quadrato, cioè moltiplicata per se stessa. Un soggetto magro ha un IMC fino a 22 se uomo e fino a 20 se donna. Molti pensano che si debba derogare dall'IMC se si è molto muscolosi. In realtà la costruzione dei muscoli porta con sé anche grasso ed è ottimistico, soprattutto se si è over 30, pensare di costruirsi muscoli senza grasso in modo naturale, senza essere professionisti del bodybuilding. Nota: la costituzione robusta, alibi di tante persone, in realtà non esiste. Con una riflessione tragica, nei campi di concentramento nessuno aveva una costituzione robusta ed era in sovrappeso. Ognuno di noi ha un fabbisogno calorico quotidiano che è molto facile superare. In un altro video ti insegniamo come fare per non superarlo, ma per ora rifletti solo sul fatto che per superarlo si può mangiare troppo oppure poco, ma con cibi troppo calorici. Mangiare troppo vuol dire mangiare a tutte le ore, quando si ha fame. Impara a controllare lo stimolo della fame e a mangiare a pasti regolari, eventualmente concedendoti uno spuntino con un frutto fra un pasto e l'altro. Mangiare troppo vuol dire fare dello stare a tavola una missione con troppe portate. Impara a limitare le uscite dove il cibo diventa un mezzo di socializzazione. Mangiare in maniera troppo calorica significa scegliere alimenti troppo ricchi di carboidrati e di grassi. Per esempio, una fetta di crostata può equivalere a circa un chilogrammo di frutta. Frutta e verdura sono poco caloriche perché contengono molta acqua. Dolci e altri cibi sono densi di carboidrati e di grassi. Ricorda la parola densi e impara, magari per gioco, quando vai al supermercato, a leggere le etichette nutrizionali. Stai però attento, non leggere le calorie per porzione, ma quelle per 100 grammi di alimento. Il concetto di porzione è solo una trovata commerciale per far sembrare leggerissimi cibi molto calorici. Per quanto detto, attenzione in cucina: olio, zucchero e burro devono essere impiegati nella quantità minima a salvaguardare il gusto. Impara a disintossicarti dal gusto del dolce, evitando l'uso costante di tutti quegli alimenti con zucchero aggiunto, per i quali esiste un'alternativa senza zucchero. Per esempio, limita il consumo di bibite. Impariamo ora a capire cosa vuol dire mangiare male. Per chi è normopeso non esistono cibi buoni e cibi cattivi. Sono gli additivi e le sostanze artificiali che possono rendere cattivo un cibo. Consideriamo per esempio la carne, a torto demonizzata. In realtà le ricerche svolte su chi mangia molta carne non fanno distinzione fra chi è normopeso e chi no. Chi mangia troppa carne è di solito portato ad avere un'alimentazione troppo ricca in quantità, senza contare che, soprattutto in passato, la carne era molto grassa e ciò peggiorava la situazione. Quindi ricette del tipo "mangia la carne una volta a settimana" non sono scientifiche. Meglio mangiare un etto di carne magra tre volte alla settimana che una fiorentina da un chilogrammo alla domenica.
Quindi dall'esempio precedente impara, qualunque ricetta alimentare che ti venga venduta senza numeri non ha rilevanza scientifica. Per esempio, il tanto demonizzato colesterolo può essere gestito solo marginalmente con l'alimentazione, visto che solo il 20% di esso deriva da ciò che mangiamo. Premesso che per chi non fuma e non ha la pressione alta, il colesterolo è un fattore di rischio secondario, assurdo demonizzare i cibi che lo contengono quando la sola condizione di essere normopeso impedisce di esagerare nella loro quantità di assunzione. Dovresti aver compreso che è assurdo demonizzare cibi comuni. In internet si trovano siti che demonizzano alimenti come zucchero o latte. Se si considera che gli atleti a livello mondiale, in sport come atletica e ciclismo, li usano abitualmente, se fosse vero che sono un attentato alla nostra salute, come fanno questi sportivi a essere i migliori del mondo? Il fatto che un alimento faccia male a un insieme di solito piccolo della popolazione non può farlo escludere per tutti, perché alla fine si finirebbe per non mangiare nulla. Per esempio, i celiaci sono circa l'1% della popolazione, ma la demonizzazione dei cibi con glutine è un'ovvia sciocchezza scientifica. Vediamo ora cosa vuol dire mangiare male. Vuol dire soprattutto scegliere cibi di bassa qualità con additivi sospetti. Per esempio, molte ricerche bocciano l'uso di carne conservate e di salumi. Non è il cibo in sé che provoca problemi, quanto i nitriti usati per conservarlo. Impara a leggere le etichette e a scartare i cibi con gli additivi più sospetti, nitriti e benzoati, per esempio. Esistono additivi innocui e altri sospetti. Perdi 10 minuti per scoprire quali evitare. In ogni caso, fra due prodotti, scegli sempre quello che evita l'uso di conservanti, coloranti e altri additivi. Per esempio, non c'è concordanza scientifica sulla pericolosità del glutammato, ma questo additivo viene usato per insaporire cibi altrimenti di scarso spessore culinario. Escludi anche i cibi con ingredienti chimici, evita i grassi idrogenati o parzialmente idrogenati e cibi chimici come la margarina. Scegliere cibi di buona qualità non è però sufficiente per mangiare bene. Tutti ci dicono che l'alimentazione deve essere varia, che frutta e verdura sono fondamentali, ma pochi si soffermano sul fatto che la colazione dovrebbe apportare almeno un quinto delle calorie giornaliere. Altro errore di chi mangia male è di usare troppo sale. Per disintossicarti dal gusto del salato, impara a non aggiungere mai sale a tavola. E il bere? Molti dicono che si deve bere molta acqua, ma questa indicazione può valere solo per gli anziani, soggetti in cui lo stimolo della sete può non funzionare più al meglio. In un soggetto sano, per il corretto equilibrio idrico, è sufficiente bere quando si ha sete. Se hai capito che pasteggiare con bibite non è il massimo, rifletti che anche bere abitualmente vino a tavola non è salutare. Il vino non va demonizzato, ma quantitativamente già due bicchieri al giorno possono superare la dose salutisticamente accettabile. Se poi vi si associano altri liquori fuori pasto, non si può dire di amare il proprio corpo. La dose accettabile di alcol si può ottenere facilmente moltiplicando i gradi del liquore per la sua quantità in litri. Se la somma nella giornata supera 3, sei out. Per esempio, un bicchiere medio di vino a 12 gradi dà un indice alcolico di 1,5. Con 2 sei al limite, con 3 sei out. Come hai visto, in questo video ti abbiamo spiegato quali errori non commettere per seguire una sana alimentazione. Se hai compreso tutto, non resta che augurarti buon appetito!